Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stato nominato commissario straordinario per la gestione idrica della crisi idrica. Sentiamo. Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è stato nominato commissario straordinario per gestire la crisi idrica e il piano degli interventi a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale per il bacino idrico della Camastra. Il governo ha stanziato 2,5 milioni di euro per gli interventi urgenti nei prossimi 90 giorni. Le interruzioni idriche nei 29 comuni serviti dal bacino Basento-Camastra, inclusa Potenza, continueranno dalle 18.30 alle 6.30 per un'altra settimana, con una sospensione speciale il 26 ottobre dalle 23. Finora queste misure hanno permesso di risparmiare 900.000 metri cubi d'acqua, posticipando la carenza idrica dal 15 al 30 novembre. Gli interventi strutturali di Acquedotto Lucano, come l'installazione di pompe galleggianti e lo sbarramento del canale di scarico della diga, stanno garantendo un'erogazione di 600 litri al secondo. È stata inoltre avviata una mappatura delle strutture sanitarie e scolastiche per verificare la disponibilità di sistemi di accumulo idrico. Il tavolo per la gestione della crisi si riunirà la prossima settimana per aggiornamenti sulla disponibilità delle risorse. E rimaniamo sempre in Basilicata, a Matera il commissario Raffaele Ruberto si presenta. Sono pronto a rispondere alle sfide, nessuna interruzione di quanto positivo fatto finora dalle precedenti amministrazioni. Ascoltiamo le sue prime dichiarazioni. Proseguire i progetti già avviati e affrontare con decisione le sfide in arrivo in stretta collaborazione con la comunità locale. Ha assunto ufficialmente l'incarico di commissario straordinario per la gestione del comune di Matera Raffaele Ruberto, pugliese, prefetto in quiescenza. Assume i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale fino alle prossime elezioni amministrative previste per maggio-giugno 2025. Ruberto ha riconosciuto l'importanza internazionale della città di Matera al di là del dato demografico e ha sottolineato il suo impegno a non interrompere quanto di positivo è stato fatto dalle amministrazioni precedenti. Ruberto ha dichiarato che il suo non sarà un mandato di ordinaria amministrazione, ma affronterà con pragmatismo e determinazione le questioni più rilevanti per la comunità, a cominciare dai progetti legati al PNRR fino alle questioni ordinarie. Io ho già un elenco di opere, mi riunirò con i collaboratori per sapere, diciamo, progetto per progetto lo stato dell'arte e assolutamente dobbiamo seguirli con particolare attenzione. Poi naturalmente seguiremo anche altre grandi opere, però teniamo presente che l'amministrazione è fatta non solo di grandi opere, l'amministrazione è fatta anche di piccole cose, anche, non voglio essere banale, ma anche di buche sulla strada. Quindi una delle prime cose che ho chiesto all'ingegnere competente è come è messa la nostra viabilità. So che c'è un progetto che io delibererò a breve proprio per una manutenzione straordinaria della viabilità. La sua stella polare del suo operato quale sarà? L'interesse pubblico. Sono stato un servitore dello Stato per quasi 40 anni. La mia stella polare è il perseguimento dell'interesse pubblico. Capisco che possa essere interpretato anche soggettivamente, per cui io lancerò ponti verso la società civile, verso i corpi sociali, le formazioni sociali, le organizzazioni, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, perché ho bisogno di confrontarmi. Io, proprio per il fatto che non ho organismi intermedi come il Consiglio Comunale, come la Giunta, ho bisogno di parlare ai cittadini tramite le formazioni sociali che sono previste dalla Costituzione, in modo da poter elaborare decisioni improntate realmente al perseguimento dell'interesse pubblico. E cambiamo argomento. Dopo la morte di un operaio edile di 47 anni avvenuta ieri mattina a Galatina, i sindacati CGIL, CISL e UIL chiedono interventi urgenti per fermare la scia di sangue nei cantieri. Rafforzare ulteriormente le azioni per fermare la lunga scia di sangue nei cantieri, con la consapevolezza che serve un diverso approccio al modello di società, di economia e di fare impresa affinché il lavoro non sia più un luogo di morte. Lo chiedono i sindacati CGIL, CISL e UIL dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro in Puglia. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 47 anni impegnato nell'allestimento di un cantiere edile a Galatina, in provincia di Lecce. L'uomo sarebbe stato travolto da un camion in movimento appena arrivato
arrivato sul posto per montare un'impalcatura mentre il conducente stava effettuando una manovra in retromarcia. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo e sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia e gli ispettori dello Spesa. Nel frattempo il camion è stato posto sotto sequestro come richiesto dalla procura di Lecce, mentre la vittima è stata trasportata all'ospedale Vito Fazzi per l'autopsia. Solo pochi giorni fa, lo scorso 15 ottobre, un'esplosione avvenuta a Gallipoli aveva causato la morte di un idraulico di 62 anni, a dimostrazione di come l'emergenza sia quanto mai attuale. La CISL di Lecce evidenzia che si tratta della 12ª vittima dall'inizio dell'anno nella provincia salentina, come riportato dai report dell'INAIL, numeri indegni di un paese civile. La UIL, da parte sua, torna a chiedere a gran voce misure urgenti e concrete per fermare questa strage, evidenziando che le risposte arrivate finora sono insufficienti. Quanto alla CGIL, chiarisce che non è possibile accettare che nella spasmodica ricerca del profitto le morti sul lavoro siano considerate alla stregua di un danno collaterale. E 14 anni fa gli occhi di tutta Italia erano puntati su una piccola città della provincia di Taranto, a Vetrana. Lì si consumò l'omicidio di Sara Scazzi, una vicenda che sconvolse il paese e che 14 anni dopo è diventata una serie TV. Il Tribunale di Taranto però ha deciso di bloccarla. Sentiamo il perché. Doveva partire venerdì 25 ottobre, ma almeno per il momento la serie televisiva sul caso Scazzi, dal titolo A Vetrana, questa non è Hollywood, è stata sospesa. A premere il tasto stop sulla fiction è stato il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, che ha accolto la richiesta del sindaco di A Vetrana di bloccare la messa in onda o di cambiare titolo alla serie prodotta dalla piattaforma streaming Disney+. La serie TV racconta l'omicidio di Sara Scazzi, la quindicenne uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010 ad Avetrana. Un fatto di cronaca che catalizzò l'interesse di un intero paese. Giornalisti e curiosi assediarono il piccolo comune della provincia di Taranto. Anche su questo aspetto si concentra la serie, dall'emblematico sottotitolo Questa non è Hollywood. La serie TV, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa, è stata annunciata il 22 settembre scorso ed è stata presentata al Festival del Cinema di Roma. A non andare giù all'amministrazione locale è proprio il titolo A Vetrana, che arrecherebbe un danno di immagine a tutta la comunità. Il titolo potrebbe indurre gli utenti del prodotto cinematografico ad associare la città alla vicenda di cronaca nera, ha scritto il sindaco di A Vetrana, Antonio Iazzi, in una nota. Il primo cittadino teme che si possa affermare l'idea di una comunità potenzialmente criminogena, retrograda ed omertosa. Per l'omicidio di Sara Scazzi sono state condannate in via definitiva all'ergastolo sua cugina e sua zia, Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Dopo aver scontato 8 anni di carcere, lo scorso febbraio è tornato libero lo zio, Michele Misseri, accusato di soppressione e occultamento di cadavere. La prima udienza è fissata per il 5 novembre. Disney Plus non potrà mandare in onda la serie fino alla fine del procedimento, a meno che non decida di fare retromarcia, cambiando titolo alla serie TV. Furto in una chiesa di Ruvo di Puglia. Un uomo entra in una sagrestia e porta via 900 euro. Il parroco pubblica il video delle telecamere di videosorveglianza sui social. Entra in sacrestia parlando al cellulare, si guarda intorno con atteggiamento circospetto, forse per capire se intorno ci sia qualcuno, poi apre il cassetto della scrivania del parroco e porta via 900 euro per poi allontanarsi come se nulla fosse. Ecco come è avvenuto il furto nella chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Le immagini, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della parrocchia, sono state pubblicate su Facebook dallo stesso parroco, Don Ignazio Gadaleta, e in poco tempo sono diventate virali sul web. L'episodio risale allo scorso 13 ottobre. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che però per il momento non sono ancora riusciti a individuare il responsabile. Le immagini mostrano chiaramente un uomo distinto, vestito di scuro, con un borsello a tracolla, che entra nella stanza mentre parla al telefono per poi procedere con il furto. Il parroco ha subito sporto denuncia, consegnando il filmato ai militari. Spiega di non sapere chi sia l'uomo e di aver pubblicato le immagini sui social per mettere in guardia e sensibilizzare chiunque lo conosca a fare attenzione. Mi dispiace, ha scritto il parroco, che questa persona non si sia resa conto che quanto ha rubato sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità, oltre che per le tante spese ordinarie e straordinarie.
Il futuro dell'ex Ilva passa dalla decarbonizzazione. È stato fatto un piccolo passo in avanti in questa direzione con la sottoscrizione di un memorandum. Un piccolo passo verso la decarbonizzazione dell'ex Ilva. I commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, società che ha in gestione l'impianto, di Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria dell'impianto, e i vertici di DRI d'Italia hanno firmato un memorandum che delinea il percorso per la realizzazione di un impianto che produca ferro con tecniche più sostenibili. 2,5 milioni le tonnellate all'anno che verrebbero prodotte da questo nuovo impianto. A occuparsi della realizzazione DRI d'Italia SPA, società di Invitalia, a cui il governo ha affidato l'investimento a Taranto. Un passo importante verso la decarbonizzazione che sarà completata da chi acquisterà il complesso, si legge in una nota delle tre società che hanno già condotto un lavoro di analisi e di sviluppo con studi di fattibilità. La tecnica adottata nel nuovo impianto è quella indicata da tempo per la riduzione delle emissioni di CO2 nella produzione di acciaio, con un minor uso di carbone. Per il progetto sono state messe a disposizione ingenti risorse finanziarie, circa 1 miliardo di euro attraverso i fondi di coesione. Tutto il processo di decarbonizzazione verrà in ogni caso completato dai nuovi proprietari dell'impianto siderurgico. L'iter per la cessione, fanno sapere le società, procede spedito. Ed ora andiamo in provincia di Foggia, il borgo di Orsara di Puglia si prepara alla notte di Fuca Coste, la festa del fuoco che si tiene annualmente ogni 1° novembre. In occasione della festa parte la nuova edizione del bando artistico Fuoco per raccontare la ricorrenza attraverso le arti. Tutto pronto a Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, per la notte di Fuca Coste, la festività che ogni 1° novembre ha per centro il fuoco, o meglio, i fuochi che costellano la cittadina in occasione del festival. E col Fuca Coste arriva anche la nuova edizione di Fuoco, la Call for Artists, che raduna artisti da tutta Italia e non solo, per raccontare in pittura, fotografia, cinema e musica la notte dei fuochi. Alla Call for Artists è associata una residenza artistica multidisciplinare per i vincitori del bando, i quali avranno così modo di vivere appieno la festività fra tradizioni, pratiche antiche e la spinta del moderno. Il fine della residenza resta quello di avere un archivio multimediale sulla tradizione dei Fuca Coste e Cocci Priatori. Metteremo gli artisti in connessione con la popolazione locale, che è poi l'attore principale di questa tradizione. Daremo loro tutte le informazioni antropologiche necessarie affinché possano realizzare un lavoro quanto più completo possibile. Il Comune e l'Assessorato al Turismo di Orsara, insieme a Regione Puglia, sostengono attivamente il progetto, ai cui promotori si uniscono il periodico online The Pugliese, Meridaunia, Fotocine Club e Focus Digitale Foggia. Proteggi la fiamma è il motto che lega gli artisti chiamati a partecipare alla call, in una cerimonia di intensa suggestione mistica che non manca di affascinare anche artisti d'Oltralpe, come la francese Roccadelle, impegnata in un ambizioso progetto di antropologia visuale per raccontare l'evento e i suoi luoghi. Siamo legati al passato, quindi alla protezione della fiamma, ma comunque siamo protesi al futuro affinché gli artisti possano esprimersi attraverso le loro creazioni e raccontare attraverso i loro occhi, la propria sensibilità, il proprio percorso artistico, questo particolare rito. Bene, questo era l'ultimo servizio, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.